Ma se noi riusciamo a coinvolgere le persone che sono in suo lavoro, a inventarsi, a creare, a stargli vicino nelle iniziative, anche quello sarà motivo di grandissimo orgoglio. Per questo che vi dico che noi dobbiamo partire dalle risorse che abbiamo. Un amministratore, uno che ha fatto economia, ma anche una persona semplice, un contadino, ha sempre sfruttato le risorse che ha. Noi abbiamo delle persone che hanno tirato il cibo dalle pietre in questi posti e ci hanno vissuto. Noi siamo una realtà mediterranea. I terrazzi che vedete non è che sono stati creati così. Intanto c'era un arroccamento sulle montagne perché noi siamo stati sempre invasi da tutti, quindi ci volevano tutti conquistare. E allora le persone si sono rifugiate su queste montagne, no? Ecco perché sono nati questi paesi. Però se voi analizzate, tutti questi terrazzi hanno anche un valore turistico, hanno un valore attrattivo. Se noi riuscissimo a riprenderli con percorsi come noi abbiamo cercato di fare, con percorsi di trekking, di corsa campestre, con qualsiasi tipo di attrattiva, perché sono le attrattive che fanno i territori, io credo che le opportunità si possano realizzare. Così come delle opportunità si possono realizzare con la differenziata. Quella differenziata che oggi, non essendo mai stata fatta, anche se il nostro assessore è stato bravissimo, ci ha messo i cartelloni sui bidoni a un mese dalle elezioni, senza fare differenziate, però lo facciamo solo per pubblicità. Cioè, se voi vedete ancora oggi, vedete plastica, alluminio, rifiuti di ogni genere ammassati. Lui pubblica, esce su Catanzaro Informa, che è la sua testata preferita, no? Perché basta fare l'articolo, lo pubblico subito. E oltre a vantarsi di finanziamenti, si vanta di differenziata inesistente, perché noi paghiamo 36.000 euro all'anno di differenziata che non viene fatta. E se voi mostrate loro le schede, dicono: no, ho sbagliato il ragioniere. Cioè, io vi posso dire, Pentone ha dei dipendenti molto bravi, e che il ragioniere è uno dei più bravi, veramente. Non si sbaglia di sicuro, a sbagliare l'assessore che non conosce spesso i dati, e allora dovrebbe impararli, ma non a un mese dalla lezione. Lui avrebbe dovuto imparare a un mese dalle scorse lezioni e lavorare su questo per poterlo realizzare magari nel corso di un anno, di due anni, perché le attività si programmano. E noi abbiamo portato un sindaco, il sindaco di Saraceno, e dicevo che ieri lo diremo ancora, più intorno lo riporteremo, per dimostrare a chi dice che noi siamo delle persone che diciamo delle fesserie, che praticamente sogniamo, dicevo, per dimostrare che una piccola unità come la nostra, la differenziata porta a porta è possibile, che la differenziata porta a porta può portare economia, che la differenziata porta a porta può portare lavoro, che la differenziata porta a porta può portare risparmi nelle vostre tasche, perché quello che pagate, state attenti, stanno arrivando di nuovo le cartelle perché avendo incrociato i dati catastali erano errati, e pensate, erano errati sui accertamenti che avevano fatto gli uffici del comune, per cui noi legittimamente dovremmo pagare, perché ci stanno arrivando queste cartelle, ma il salasso che arriva e anche l'incapacità e il disinteresse che qualche amministratore di maggioranza ha avuto in questi anni. Perché se invece di pensare alle passerelle o pensare a mettere la striscia da sindaco, io regalerei volentieri una di queste donne, che sarebbe meglio, avesse pensato un po' a queste cose, avrebbe reso, almeno da questo punto di vista, la vostra vita un po' più agevole. Perché noi siamo circondati non solo da disoccupati, perché quando qui si parla di lavoro a me mi viene da ridere, uno dovrebbe studiare un po' i casi, guardare le statistiche, sentire cosa dicono i sociologi sul lavoro. C'è il futuro e senza lavoro lavoreranno il 30% delle persone, l'altro 40%, questo lo dicono persone come De Masi, che sono sociologi, non lo dico, cioè Michele Eranti è l'ultimo delle persone scarsamente acculturate, tra l'altro, così facciamo piacere a questi altri candidati che sono pieni di cultura. 40% delle persone farà un lavoro che non è attinente agli studi conseguiti, l'altro 30% non lavorerà mai. Ecco perché noi dobbiamo lavorare anche a livello locale, quando esercitiamo il voto, a rafforzare quelle stanze politiche che mirano alla tutela sociale dei giovani, dei senza lavoro e degli anziani che hanno pensioni da fame, perché io credo che quando uno arrivi a una certa età, al di là della contribuzione che abbia potuto fare, debba avere una pensione dignitosa da non fargli fare né il mendicante né il barbone, e soprattutto uno Stato democratico debba investire nell'assistenza sanitaria. Ecco perché diceva bene Giuditta, noi crediamo anche in questo progetto. Io mi sono avvicinato con un amico che vive a nord, vive in provincia di Milano. Lui è una persona che è stata anche famosa perché ha esercitato